anche nella facoltà. Grazie, grazie Presidente. Bene, sono arrivate a quota 42. Sono 42 i giorni che sono trascorsi, che ci state facendo sprecare, che ci state facendo sprecare per portare avanti questo obbrobrio e questa vergognosa proposta di legge. 42 giorni che state facendo buttare a tutti i sardi. E li state facendo buttare non per qualcosa di costruttivo, ovviamente, se no non avrei utilizzato il verbo buttare, ma lo state facendo per continuare a portare avanti questo disegno che cioè è proprio un obiettivo che vi siete posti, quello di assegnare ai vostri amici da un minimo di 60 poltrone fino ad arrivare anche e forse superare anche le 100 poltrone. Io vorrei conoscere questi fortunati signori che avranno queste nomine fiduciarie, questi fortunati signori che insomma staranno aspettando, saranno in trepida attesa di aspettare che insomma questa legge possa passare. E sono 42 giorni che ci costringete a venire in quest'aula mentre fuori il mondo, mentre fuori la nostra terra, mentre fuori il nostro popolo sta urlando e sta gridando per cercare di trovare un sostegno, per avere un sostegno da parte di chi questa regione la sta governando. E mentre fuori ogni giorno ci sono persone, lavoratori che vengono sotto il Palazzo della Regione per dimostrare la loro disperazione e per urlare, Presidente, mi viene male. Cortesia. Mi fa recuperare, grazie. Fate intervenire l'onorevole Manca. Per cortesia, si sente lo zio continuo. Non riprenda finché non c'è silenzio. Abbiamo interrotto l'intervento della Manca perché c'è un ronzio continuo. Oltre agli acufeni che ho in testa c'è anche questo all'aula. Può riprendere, onorevole Manca. Grazie Presidente, capisco che quello che dico dia fastidio, insomma la verità fa sempre male, sempre. Dicevo Presidente, ovviamente il tempo me lo fa recuperare dopo. Dicevo Presidente, mentre fuori tutte le persone urlano, cercano di avere un sostegno da parte di chi in questo momento sta governando la regione sarda, cercano di avere un sostegno da parte di tutti i 60 consiglieri regionali, cercando loro e con loro un appoggio per cercare di risolvere quelle che sono veramente i problemi di sopravvivenza, i loro problemi di sopravvivenza, noi pensiamo. Presidente, vabbè, cioè, mi dica quando posso parlare. Vi chiedo di fare un po' di silenzio. No, facciamo. Onorevole Tunis, ha ragione. Disturba, non sento neanche io. Può riprendere, onorevole Manca. Grazie Presidente. Quindi dicevo, posso continuare? Sì, nel mio diritto di parlare. Bene, perfetto, continuo.
E quindi mentre la gente fuori muore di fame, mentre la gente fuori non riesce a vaccinarsi, mentre la gente fuori urla la propria disperazione, noi continuiamo, anzi voi continuate a portare avanti quello che è una proposta di legge che noi abbiamo dichiarato da subito oscena. E mentre fuori ci sono anche i sindacati, mentre fuori tutta la popolazione sarda vi chiede di interrompere questa obbrobria e vergognosa legge, voi continuate ininterrottamente a portarla avanti, perché dall'altra parte evidentemente ci sono più di 60 persone che vi tirano la giacca e vi diranno: guardate che noi stiamo aspettando, dobbiamo essere nominati con queste nomine fiduciarie. E insomma 6 milioni di euro che voi decidete di buttare, 6 milioni di euro che decidete di destinare ai vostri amici, 6 milioni di euro, non stiamo parlando di 6 euro, 6 milioni di euro, quei 6 milioni di euro che costantemente rifiutate di destinare invece a cause molto, molto più urgenti, come ad esempio il sostegno ai liberi professionisti. Noi l'abbiamo detto, al posto di buttare 6 milioni per pagare gli stipendi dei vostri amici, invece li investiamo e li diamo ai liberi professionisti che da un anno non stanno e che non hanno lavorato, e quindi un piccolo ristoro, un piccolo sostegno anche a loro. E invece avete detto: no, loro possono morire di fame, però i vostri amici, 60 amici, devono mangiare, devono mangiare anche bene. E oltre a questo cosa abbiamo detto? Ci sono delle categorie che sono veramente allo sfascio, allo stremo, sono disperati. E possiamo fare degli esempi, l'abbiamo fatto, B&B, i gestori, i proprietari, e possiamo fare altri esempi, le palestre che hanno ricevuto qualcuno, perché non tutti, un piccolo aiuto, ma sono più di un anno che sono chiuse, e ci sono le piscine, ci sono i ristoratori e ci sono i baristi, ma i ristoratori e i baristi non sono vostri amici, e questo è il problema. E questo è il problema, anche se io continuo a dire: mi raccomando, andate ad avvicinatevi a quella parte, avvicinatevi invece da... Devo recuperare, concluda. Grazie. Avvicinatevi dalla parte invece che sta governando. Però, vede Presidente, mi è capitata una lettera sotto mano che mi ha particolarmente colpito, e questa lettera è da parte dei sindacati dirigenti e direttivi Regione Sardegna. E mi ha colpito l'ultima frase di questa lettera, che vorrei riprendere. Respingiamo con forza questo atto di accusa gratuito e senza fondamento nei confronti della dignità e dell'onore dei dirigenti, di tutti i dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna. Ma quel che è peggio, leggo nella lettera, è che il consigliere relatore di maggioranza e la sua maggioranza portano un attacco senza precedenti nella storia dell'autonomia sarda al principio cardine della distinzione tra la responsabilità politica e la responsabilità amministrativa. Grazie. E questa non può passare. Grazie, una domanda. Prego.